Sì. Ok, già il Jaggernaut ha una Mashiraya. Con la Eccoci qui maschiaia. con una penso breve incontro a tema l'astrologia vedica. L'astrologia in generale. Io voglio innanzitutto premettere che questo non è il mio campo, diciamo così, più importante, e non ho una conoscenza molto dettagliata per andare nel tecnico. Per questo, per queste cose, magari un giorno inviteremo qualche esperto di astrologia vedica, preferibilmente, a fare un'esposizione, magari diciamo così, un incontro interattivo con le persone che sono interessate. Anzi, approfittiamo subito, se c'è qualcuno che è interessato all'argomento, di scrivere una mail in modo che sappiamo se c'è, quante persone sono interessate, e magari ci mettiamo in contatto con loro quando possiamo organizzare. Allora, in generale, la mia, diciamo così, come dire, realizzazione, il risultato delle mie ricerche culturali, spirituali, religiose sull'argomento astrologia mi hanno portato a concludere che l'astrologia è un po' come le previsioni del tempo. Non bisogna prenderla molto sul serio per diversi motivi. Motivo numero uno, il karma è in continua evoluzione, in continuo cambiamento. Quando una persona parla di astrologia, generalmente si riferisce al proprio tema natale, cioè alla posizione dei pianeti al momento della sua nascita. Questa situazione si riferisce al suo karma precedente, cioè al karma che questa persona aveva nel momento in cui è nata e che ha determinato le circostanze della sua nascita. Ora, a 30 anni, 60 anni, 70, cioè anche solo 20 anni, questo karma è cambiato. Per questo motivo l'astrologia vedica ha una branca particolare che si chiama Hora Shastra. Questa specialità astrologica fa i calcoli delle posizioni dei pianeti, eccetera, basandosi sul momento in cui la persona presenta la domanda, non al momento in cui la persona che presenta la domanda era nata. Quindi praticamente aggiorna, fa un aggiornamento della app karmica, no? E ricalcola secondo la versione, diciamo così, più aggiornata, più vicina alla situazione dove ci sono stati gli sviluppi. Un'altra differenza tra l'astrologia vedica e l'astrologia occidentale, ce ne sono diverse. Allora, è che l'astrologia vedica considera le stelle, cioè le nakshatra. Allora, Sono stati non ti sento, devi parlare più forte. Ci sei? sì. Dimmi, ripeti. No, no, io ho avuto mia sorella, ho dovuto un attimo salutarla velocemente. Ah, ma non stai parlando con me. Ok, allora, dicevo che le stelle, quando anche nella, diciamo così, nella cultura occidentale è rimasto un po' di questo ricordo,
cui molte rubriche di astrologia dicono: vediamo cosa dicono le stelle. Le stelle dicono che, e poi di stelle non ne parlano. L'unica stella che menzionano, tecnicamente è una stella, ma non dal punto di vista astrologico, è il Sole, Surya, no? Per cui tutti gli altri sono pianeti. Invece nell'astrologia vedica si tiene molto conto delle costellazioni, ed è quindi questo rende l'astrologia vedica un po' più complicata e un po' più profonda rispetto all'astrologia occidentale, che ovviamente ha delle persone, de degli interpreti più o meno qualificati, informati, colti, profondi, e a volte anche un po' speculatori, perché cioè, l'astrologia è uno di quei campi in cui la speculazione mentale, l'invenzione, le teorie balorde galoppano con una libertà senza precedenti. Ma questo si applica sia ovviamente all'Occidente che all'Oriente. Io mi ricordo, per esempio, un giorno io quando ero in India frequentavo molto, diciamo, gli induisti, ho fatto molta ricerca, per cui ho incontrato un astrologo, ne ho incontrati diversi di astrologi, però questo qua mi fa tutti i calcoli e ha visto la posizione del pianeta Giove, che nella astrologia vedica si chiama Guru, perché è Brihaspati. Brihaspati è il guru dei Deva. Quindi Giove, Brihaspati, vede la posizione di Brihaspati e dice: ah, tu hai un sacco di oro, un sacco di soldi. Io in quel momento, proprio come solito, ero già entrata nel tipo di vita di rinuncia, per cui cioè non c'avevo manco più gli orecchini, non c'è più niente, neanche proprio. E per cui gli ho detto: guarda, ti invito a casa mia, prendi tutto l'oro che ci trovi. Gli ho detto: se quale oro? Ma sei scemo? Perché? Perché il pianeta Giove, Brihaspati, significa ricchezza, opulenza, eccetera, ma a seconda del livello della persona, questa influenza positiva del pianeta si può manifestare a diversi livelli, in diversi modi. Quindi, siccome a me dell'oro proprio non me ne potrebbe fregare di meno, l'influenza di Brihaspati si manifesta in me nella raccolta della conoscenza. Per cui questo qua poteva andare a cercare tutto l'oro che voleva, ma non gli interessava la conoscenza. Quindi, cioè, per lui l'unica cosa a cui pensava, pensando a Brihaspati, era, diciamo così, il metallo dorato, il metallo giallo. E quindi questo è, diciamo così, un problema. Però, vabbè. Cioè, ok, questo, come dicevo prima, succede sia nell'astrologia occidentale che nell'astrologia orientale, e non è un problema dell'astrologia. Invece la cosa dell'ora shastra e delle nakshatra sono specifiche dell'astrologia vedica. Un'altra cosa specifica dell'astrologia vedica è che tiene in considerazione quella che si chiama la precessione degli equinozi. Non so se tu hai sentito parlare. Certo. Benissimo, perfetto. Allora, cos'è la precessione degli equinozi? Che nel tempo tendono ad anticiparsi i tempi di scadenza delle stagioni. A No, tendono a ritardarsi. No, ritardare. e non delle stagioni, ma dei segni zodiacali. Cioè, gli equinozi, ok, ci sono gli equinozi e i solstizi, giustamente. Allora, secondo la precessione degli equinozi, e tra parentesi pure dei solstizi e dei passaggi di segno zodiacale,
È dovuto al fatto che l'asse della Terra, l'asse di rotazione della Terra non è perfettamente verticale, anzi è inclinato di un tot di gradi. Allora, il passaggio da un segno zodiacale all'altro è determinato dalla prospettiva visuale che noi dalla Terra possiamo avere verso uno dei segni zodiacali. Per esempio, avrei sentito parlare dell'età dell'acquario. Sì, se ne Benissimo. parla Allora, tantissimo. noi siamo entrati nell'età dell'acquario. A partire dal 78, ancora c'è, cioè, la transizione è in atto, per cui la cuspide sembra che sia sta, sembra, secondo di quello che dicono molti, non è che è una mia opinione, io riporto quello che ho sentito dire. Sembra che la cuspide sia stata nel 2021 e che quindi praticamente ci vorranno altri 40-50 anni per essere stabilmente, diciamo così, capaci di osservare in modo stabile le trasformazioni, le qualità specifiche che influenzeranno il genere umano per i prossimi 2000 e rotti anni. Prima dell'età dell'acquario c'era l'età dei pesci. Quindi, quando tu dici anticipare, non è una questione di stagioni, ma è una questione di orientamento dell'asse terrestre verso uno dei segni zodiacali piuttosto che un altro. Perché nell'universo si muove tutto, si muove la Terra, si muove il Sole, si muovono le costellazioni, si muove tutto quanto. I segni zodiacali sono praticamente costellazioni. Quindi, prima dell'età dell'acquario abbiamo avuto l'età dei pesci, che viene prima dell'acquario, per cui va a ritroso nello zodiaco cosmico. Prima dell'età dei pesci abbiamo avuto l'età dell'ariete, perché se tu vai a vedere prima dei pesci, dopo i pesci c'è l'ariete, i pesci è l'ultimo segno e dopo si parte con l'ariete. Quindi prima dell'età dei pesci c'è stata l'età dell'ariete. Ora, se noi analizziamo quel poco di storia che può risultare solida dal punto di vista delle prove, delle evidenze storiche e non semplicemente con le speculazioni degli storici e degli archeologi, noi vediamo che l'età dei pesci è stata caratterizzata da alcune qualità del segno dei pesci, caratteristiche che sono quella della gregge di pecore. Il gregge di pecore si comporta molto simile, molto, in modo molto simile a un branco di pesci. In realtà la parola esatta sarebbe una scuola di pesci, ma se diciamo scuola poi la gente si confonde. Chiamiamolo branco. Allora, il branco di pesci è ancora più, come dire, acefalo rispetto alla. Non acefalo, diciamo, i pesci sono tra gli esseri, tra le specie viventi più elementari. Addirittura la classificazione vedica li mette sotto le piante, cioè che i pesci hanno meno consapevolezza rispetto alle piante, per cui si capisce. I branchi di pesci si muovono istantaneamente tutti nella stessa direzione, ma non ci metto, è come se fosse un solo organismo, no? Che è una specie di, non so se tu conosci Star Trek, no? Cioè sono i Borg, che praticamente sono un organismo unico che si muove, continua a stare in contatto come se fosse una sola cervello, una sola testa. Quindi l'età dei pesci,
porta la gente a seguire il pastore, il can pastore, il branco, le pecore, insomma, però. Ed è molto, come dire, emotivo come segno. Sono cose abbastanza strane, per esempio, notare che il simbolo dei primi cristiani, il primo simbolo dei primi cristiani era il pesce, perché in greco ictus era l'acronimo di Jesus Christus, quel che è, insomma, praticamente usavano il pesce. Infatti, se noi andiamo nelle catacombe proprio di quelle originarie, vediamo che il pesce c'è un po' dappertutto. Quindi l'età dei pesci. L'età dei pesci è anche un po' masochistica. I pesci sono anche un po' masochisti come tendenza, nel senso, non sono, adesso non, senza offendere le persone che sono magari si identificano come nate nel segno dei pesci, no? Però, cioè, queste sono le tendenze generali. Poi ci sono le persone più evolute e meno evolute. E ognuno, come dicevo prima, con la storia dell'oro rispetto alla conoscenza, applica le cose in modo diverso. Per esempio, una persona evoluta che sia nata con il sole o con l'ascendente o insomma con pianeti importanti nel segno dei pesci, magari può sviluppare più facilmente sentimenti di profonda devozione, perché essendo emotiva. Si ritrova bene con la Bhakti, con l'emozione, eccetera. Per cui, se questa emozione è sostenuta da una conoscenza adeguata, da una realizzazione adeguata, è la posizione migliore che uno possa avere in generale. L'età dell'ariete, invece, per esempio, quando noi pensiamo all'ariete, pensiamo a quelle macchine da guerra usate per sfondare. Le mura delle città in tempo di guerra. Esatto. Per cui l'ariete è proprio tipico. Durante i 2160, se non mi sbaglio, sapete che io ho dei problemi di discalculia, per cui non prendete molto, diciamo così, per oro colato le mie date, andate sempre a verificare. Quindi, 2100 e passa anni, abbiamo avuto l'età dei pesci. Prima, nel 2100 e passa anni, abbiamo avuto l'età dell'ariete che è caratterizzata dalla guerra. Il signore dell'ariete è Marte, no? L'archetipo della guerra. Quindi, è un'epoca storica in cui ci sono stati dei forti imperialismi, un sacco di guerre di conquista, imperi, Alessandro Magno, prima i persiani, cioè i romani, non te ne parliamo, prima che arrivasse il cristianesimo, i romani erano estremamente bellicosi. E così anche un sacco di altri, per esempio, abbiamo avuto un'invasione dei popoli del mare, abbiamo avuto, cioè, praticamente guerra a manetta, al punto tale che molte persone di scarsa conoscenza, mal informate, hanno dedotto che la guerra, l'aggressività, eccetera, sono caratteristiche tipiche degli esseri umani. C'è sempre stata la guerra fino dall'inizio dell'uomo. No, non è vero. La guerra, la schiavitù, lo sfruttamento, il capitalismo, eccetera, ci sono soltanto da circa 4.000-4.500 anni. Infatti, prima che si affermasse l'età dell'ariete, c'erano molte civiltà, anche megalitiche, ma non avevano mura di difesa, non usavano armi. Per cui, per esempio, la civiltà minoica, tanto per dirne una,
non aveva fortificazioni, erano estremamente civili, progressisti, avevano i bagni con l'acqua corrente e lo scarico nelle fonti, cioè avevano città bellissime, ma non avevano mura difensive perché a nessuno gli sarebbe venuto in mente di andare a fare la guerra a una città, dice, ma siete scemi. Cioè, quindi l'idea della guerra dell'età del toro non esisteva. L'età del toro è l'età della terra, è l'età del tranquilli, stiamo tranquilli, mangiamo bene, beviamo meglio e divertiamoci perché del domani non c'è certezza. E ovviamente una di queste caratteristiche primarie era quella della libertà, diciamo così, il signore del segno del toro è Venere, se non mi sbaglio. Quindi tutto ciò che è collegato a Venere esisteva nelle società umane in generale a causa appunto dell'influenza del segno del toro, Rishabha in sanscrito, in astrologia vedica. Che praticamente andava per la maggiore dappertutto, quindi cioè, c'era una grande enfasi nella venerazione per la dea madre, per la dea terra, per cui quello che gli archeologi, gli storici, gli antropologi ignoranti dell'accademia convenzionale chiamano culto della fertilità. No, non è un culto della fertilità, perché nei tempi antichi alla gente non gli fregava niente di essere più fertili. Non è che volessero fare un sacco di figli. Cioè, questa cosa del fare un sacco di figli è stata introdotta dall'abramismo, andate, moltiplicatevi e riempite la terra. No, cioè, non è una cosa del culto della fertilità. 5.000, 6.000, 8.000 anni fa, no? La gente non voleva avere troppi figli, infatti usavano gli anticoncezionali, tanto per dirne una, no? Quindi, cioè, bisogna stare attenti alle prospettive, come dire, fuorvianti, no? Dell'Accademia a base abramica e post-abramica che distorcono completamente le motivazioni e la mentalità delle culture antiche. Quindi, allora, 4.000 anni fa è finita l'età del toro, no? Quindi, 6.000 anni fa è cominciata. Sì. Più o meno, 6, 7.000, 8.000, cioè, anche lì non è che, ecco. Quindi, questa è la precessione degli equinozi. Ora, l'astrologia vedica tiene conto della precessione degli equinozi, per cui, per esempio, il solstizio d'inverno, invece che celebrarlo il 21 di dicembre, come calcolavano i mesopotamici, o il 25 dicembre, come calcolavano gli antichi romani, che si avevano aggiornato per il culto a Mitra, perché è il compleanno del sole, no? 25 Sì. dicembre. Dies natalis sol invictus. Solis invictus. Invicti. Quindi è il giorno natale del sole vittorioso. Era il sole, era Mitra. Quindi hanno spostato al 21 al 25. Addirittura l'astrologia vedica oggi mette il solstizio d'inverno verso metà gennaio, in mezzo tra il 25 dicembre e la metà gennaio abbiamo la Chiesa ortodossa greca e russa che mette il Natale il 6 gennaio. Sì. Quindi questo è il senso della precessione degli equinozi, nel senso che si sposta avanti di circa insomma, non mi ricordo più quanti, ma mi sembra che siano 25 gradi, 23-25 gradi rispetto
al calcolo universalmente utilizzato dall'astrologia occidentale del 21, 21 dicembre. E vabbè, io poi non lo so se quelli che vanno a celebrare il solstizio fanno ancora i calcoli sull'allineamento delle pietre, dei monoliti a come si chiama? Stonehenge o qualsiasi altra henge o a Karnak, eccetera. Non lo so. Però l'astrologia vedica mi dice che Makara Sankranti, cioè il momento, il passaggio nel Capricorno, il passaggio del solstizio d'inverno è circa sul 15 gennaio, 13, 12, 11. Loro lo calcolano, diciamo così, in modo abbastanza di anno in anno, non è sempre necessariamente lo stesso giorno di calendario. Quindi queste sono le tre differenze primarie tra l'astrologia occidentale che tutti più o meno conoscono dalle rubriche sulle riviste femminili e l'astrologia vedica. Ora, per quanto riguarda i nomi dei pianeti, sono considerati nove pianeti nell'astrologia vedica. Surya, che è il Sole, Chandra, la Luna, viene considerato un pianeta, anche se tecnicamente sappiamo che è un satellite, ma Graha non, in sanscrito, nella cultura vedica, non significa necessariamente pianeta, significa corpo celeste. Quindi, cioè, manifestazione. Poi Surya Chandra, Buddha, che è Mercurio, Angaraka, che è Marte, Sukra, che è Venere, che Sukra è invece il guru degli Asura, degli Aditya, dei Daitya, perdono. Mentre Brihaspati è il guru degli Aditya, Sukracharya è il guru dei Daitya. Quindi, ovviamente i Daitya sono molto interessati alla gratificazione dei sensi, quindi capiamo perché Venere viene identificata con Sukra. Poi abbiamo la Terra, che è Bhumi, ma non è nei nove pianeti, perché ci stiamo sopra, quindi non la vediamo nel cielo. Poi abbiamo Giove, che è Brihaspati, chiamato anche Guru. Poi abbiamo Sani, che è Saturno. E poi abbiamo Rahu e Ketu. Abbiamo fatto nove? Mi pare di sì. Allora, Surya Chandra. Guarda. Li stai contando anche te? Meglio che li Sei conti te. no. Io mi confondo spesso con i nomi. Sì, allora, quindi, no, i Rahu e Ketu, questo è Sì. interessante perché nell'astrologia occidentale hanno cominciato a comparire negli ultimi anni come la testa e la coda del drago, no? Il Caput Draconis l'abbiamo sentito, no? Cioè, la testa del drago e la coda del drago. In realtà la costellazione del drago non è un corpo celeste in cui, cioè, quello che indicano, quello che indica l'astrologia vedica per Rahu e Ketu sono due pianeti invisibili, cioè quindi due masse che non sono, come dire, facilmente analizzabili, che si trovano più o meno nella zona,
nella traiettoria visuale che dalla Terra va alla costellazione del Drago. Questo si applica per esempio anche con tutti i pianeti, diciamo così, dei chiamati Loka, che non sono, anche loro non sono pianeti, ma sono dimensioni. Quindi Rahu e Ketu sono dei pianeti sottili che possiamo dire che si trovano in un'altra dimensione. Sì, chiaro. Però quando sono allineati in un modo particolare, in particolar modo durante l'eclissi, hanno un effetto sulla Terra e sulle persone che vivono sulla Terra. Quindi anche lì bisogna stare attenti a non farsi, come dire, fuorviare, confondere dall'idea di mitologia, perché molta gente dice: ah, oh, sì, ma dov'è che stava i Kunta? Dov'è stato il telescopio? Quale stella corrisponde? No, oppure Yamaloka, no? O Pitriloka, o questo, quello. No, sono dimensioni sottili, sono pianeti, se vogliamo, ma non sono proprio pianeti fisici, no? Per cui Rahu e Ketu sono, diciamo così, rappresentati dalla storia dei Purana come i due Asura, i due Daitya, che hanno dato fastidio ai Deva, agli Aditya, durante la famosa storia dell'estrazione del nettare dell'immortalità dall'oceano di latte, no? E quelli, uno dice: boh, cioè, oceano di latte, ma dove sta l'oceano di latte? Nettare dell'immortalità. E sono definizioni simboliche, no? Sono archetipi. Il che non vuol dire che non esistono nella realtà oggettiva, no? Quindi, vabbè. Quindi Rahu e Ketu. E poi ci sono i nakshatra, le nakshatra, perché le nakshatra sono considerate, le costellazioni sono considerate femminili, no? Per cui varie costellazioni che continuano a muoversi abbastanza facilmente, sono visibili facilmente dalla prospettiva della Terra. Io credo, nel mio libro dell'introduzione alla conoscenza vedica, ho menzionato tutte le nakshatra, e diciamo così, associandole, mettendo tra parentesi i riferimenti astronomici della scienza convenzionale, mainstream, globalizzata, moderna, se vogliamo chiamarla. Quindi queste sono le nakshatra. Per quanto riguarda le altre domande, pianeti fisici e pianeti nel Veda. Esatto, io penso che questo abbiamo un po' già affrontato, abbiamo un po' elaborato la spiegazione. I pianeti, la differenza tra Graha e Loka, che sono entrambi solitamente tradotti con la parola pianeti, è interessante. Un'altra parola, un altro termine particolarmente interessante per poter capire l'astronomia, l'astrologia vedica, è mandala. Mandala è di solito un termine anche lì molto confuso. Molta gente pensa che basta che tu fai degli schiribizzi un po' geometrici inventati da te, lo puoi chiamare mandala. No. È uno schiribizzo geometrico, non è un mandala. Così come un mantra è un mantra. Se tu dici: voglio diventare ricco, quello non è un mantra, quella è un'affermazione
che puoi ripetere, puoi recitare, puoi contemplare in meditazione, ma non sarà mai un mantra. Perché mantra vuol dire, cioè, la definizione di mantra è ben precisa. Un mantra deve avere delle caratteristiche ben precise. Non è che qualsiasi affermazione, magari anche positiva, può essere definita come mantra. Quindi, nello stesso modo, la parola mandala è molto specifica nella cultura vedica e in particolare nella cultura tantrica. Allora, e qui anche lì bisogna aprire un'autostrada sull'argomento del tantra, perché molta gente, anche gente che insegna corsi sul tantra, per carità, cioè proprio, io ho visto uno che viene presentato come insegnante di corsi sul tantra, eccetera, sparà delle stupidate così stupide, cioè elevato alla n potenza, all'ennesima potenza, no? Tipo questo qua che dice che il Rakshabandhan, la cerimonia, la festività, il festival, il Rakshabandhan che si tiene in agosto, luglio-agosto, fine luglio-agosto, celebra la fine della stagione del mese della stagione della pioggia. Ora, questo qua non sa neanche dove sta l'India, perché la stagione delle piogge sono 4 mesi e finisce a Durga Puja, finisce a novembre, ottobre-novembre, ciccio, ma che cavolo stai dicendo? Questo stesso grande, cioè maestro di tantra dice che Rudra è il dio demone. Allora, cioè, è come dire l'acqua liofilizzata. Ma che sta a dire? A parte il fatto che il concetto di demone per tradurre la parola asura è molto, come dire, approssimativo. Perché assolutamente nel sistema medico non esistono demoni, secondo la descrizione etimologica di dizionario delle lingue occidentali. Ma poi Dio con la minuscola, col trattino demone. E questo qua si chiama di nome si chiama Rudra, Luca Rudra si fa chiamare. Cioè, allora tu dici che Rudra, da cui tu prendi il nome, è un dietto, un piccolo dio, un sottodio, che è anche demone. Voglio dire, oh, ma stai fuori, ma vai a farti un giro. Vai, vai a farti un giro in India, vediamo come ti pigliano. Cioè, ti pigliano a pomodori marci. Un'altra cosa che dicevo in questo posting su Rakshabandhana è che sì, il braccialetto magico viene offerto, viene scambiato tra le persone che si vogliono bene. No, viene solo dato dalle sorelle ai fratelli. Quindi le persone che si vogliono bene, cioè possono essere due coniugi? No. Possono essere genitori e figli? No. Possono essere due donne che sono amiche? No. Possono essere due uomini che sono amici? No. Può essere soltanto dalla sorella al fratello o comunque dalla divinità al devoto. Rakshya, diciamo così, distorsione modernizzata un po' prakrita, vuol dire protezione. Allora, la sorella lega personalmente il braccialetto al polso del fratello perché la potenza di Shakti, la potenza della donna, come sorella, è quella che protegge il fratello.
Così, se vai a un tempio, l'officiante, il pugiari, no? A volte, non sempre, però a volte, o se vai a un tempio, se fai una cerimonia tradizionale Karmakanda, il sacerdote lega il filo, non è un braccio a led, è un filo, capito? Lega il filo al polso destro della persona, del devoto che va a visitare il tempio, ma non perché è il pugiari che è legato a questo visitatore del tempio da un affetto personale profondo, una relazione, cioè, no, assolutamente. Il Rakhi è un simbolo di protezione. Non è dato dalla moglie al marito, perché c'è, diciamo, la protezione della moglie verso il marito è, diciamo così, leggermente diversa, ma è dato alla sorella, al fratello. Tanto è vero che nella, diciamo così, società indiana più contemporanea, quando la famiglia di una ragazza non è contenta del ragazzo che sta frequentando, non sono d'accordo su un'eventuale relazione, un eventuale matrimonio, spesso la spingono a legare il rakhi al polso del ragazzo in questione, che viene così messo, invece che nella friend zone, viene messo nella brother zone, nella zona del fratello. Quindi, caro fratello, non sognarti di sposare questa ragazza perché sei fuori, sei nella brother zone, no? Questa è la storia. Quindi anche lì il mandala, il concetto di mandala è molto più preciso. La scienza del tantra è molto precisa. Ci sono moltissimi testi del tantra, chi è serio li legge, li studia, chi non è serio va a fare le sue sparate. Dal tantra, che ci sono diversi, diciamo così, diverse regioni del tantra, quindi c'è il tantra Vaishnava, Shaiva, Shakta, Saurya, Ganapatya, eccetera. Sono contenuti tutti i mantra rituali e tutti i mandala, che sono i disegnini specifici per ogni tipo di personalità della divinità. E in particolare, io ho visto in Orisa, ce li ho anche, c'ho anche la collezione, no? Si possono trovare. Sì, ci sono i mandala dei vari graha, dei nove cosiddetti pianeti. Per cui c'è un mandala molto specifico, con colori specifici, forme geometriche specifiche, è il posto dove si può sedere Surya, il sole, per esempio, è diverso da quello dove si può sedere Brihaspati, Giove. Capito? Per cui mandala, bisogna stare attenti. Quindi, graha, loka, mandala hanno tutti significati diversi, che nell'astrologia occidentale vengono, come dire, semplicisticamente etichettati come pianeti. Quindi questa è la risposta alla differenza tra pianeti fisici e pianeti vedi. Ovviamente c'è un'influenza sugli esseri umani, però, come abbiamo detto prima, dipende anche dalla posizione in cui si trova l'essere umano in questione. Se è evoluto in un certo modo, se poi i pianeti non sono mai sempre uguali, perché ci sono dei cicli planetari, ma sono cicli a spirale, per cui non è che succedono esattamente le stesse cose. Per cui è come le stagioni, cioè il ciclo delle stagioni dovrebbe essere uguale, con buona pace dei cambiamenti climatici, ma dovrebbe essere uguale. Ma questo non vuol dire che il 7 di gennaio deve per forza nevicare nello stesso modo, nella stessa quantità, negli stessi posti, alla stessa ora. No. Può darsi che invece nevica il 10 di gennaio,
o il 25 dicembre. Cioè, la neve viene d'inverno perché viene d'inverno, ma mica tutti gli inverni sono identici. No. Per cui ci sono delle variazioni. Inoltre, ci sono delle variazioni anche a proposito delle posizioni, diciamo così, dell'influenza degli esseri umani. Vabbè, ma quella è una, diciamo, è ulterior, una considerazione ulteriore. Riallacciandoci a questo concetto, possiamo dire che, per esempio, il lila, le attività dei vari avatar, le storie dei vari avatar, sono leggermente possono essere leggermente diverse a ogni ciclo. Per esempio, il famoso Kakabushundi, che era praticamente ha ricevuto la benedizione di poter vivere molto a lungo, o alcuni dicono viaggiare nel tempo, ma secondo me no, però vabbè. Per cui ha visto 11 eventi di quelli descritti nel Mahabharata, per esempio. Ha visto 11 guerre di Kurukshetra leggermente diverse. Ha visto non so più quanti Ramayana leggermente diversi. Il concetto è sempre lo stesso, perché come l'inverno è sempre inverno, però so, magari nevica in certi giorni, non in altri. La funzione simbolica del pianeta, sono i pianeti nei Veda in relazione con tappe iniziatiche? Direi di no. Perché? Cioè, tappe iniziatiche di che? Cioè, qui questo è un concetto tipicamente esoterico occidentale. Che l'esoterismo occidentale è stato inventato di sana pianta nel Medioevo con le proiezioni, le fantasie degli aspiranti satanisti o esoterici, eccetera. Poi ha avuto un grande sviluppo con, per esempio, con la teosofia, l'ideologia steineriana, per arrivare poi come si chiamava quello, a Crowley, Aleister Crowley. Insomma, cioè, sono tutte elaborazioni inventate e il massimo della realtà che hanno è il culto ai fantasmi e agli Asura. Per cui io direi, se tappe iniziatiche, cioè, mettiamole via perché non è il caso. L'idea che queste persone cosiddette esoteriche del periodo più o meno coloniale si sono fatte è stato anche molto, diciamo così, elaborato con fantasia sulla base di briciole dalle informazioni sui culti misterici, ma essendo culti misterici, appunto misterici, non essendoci granché di testi e soprattutto non essendoci nessuno qualificato a interpretare quello che è rimasto, cioè è tutta fantasia. Per cui proprio le tappe iniziatiche lasciamoli proprio perdere. Sono i pianeti nei Veda in relazione con il tantrismo. Bisogna vedere cosa intendi con tantrismo, perché, come dicevo prima, molta gente parla di tantra, ma sarebbe meglio che stesse zitto. Per cui, l'idea che molta gente si fa dei tantra, dei tantra in generale, del tantra, tantrismo in generale, è una specie di papocchio di misticismo esoterico, esoterico, tutto mescolato, con abbondante sesso, come dire, mistico, esotico, cioè proprio speziato adeguatamente. E purtroppo la gente ci casca perché non sa, non ha le informazioni adeguate. No, no, no. Questo non significa che se uno va in India
piglia il primo che si autodefinisce tantrico, cioè è sicuro di trovare la persona giusta. Anzi, cioè, anche in India esistono molte persone ignoranti, molti truffatori, molte persone confuse, molte persone fasulle, ce ne sono tante. Infatti io penso, adesso non so dare delle percentuali, perché ovviamente non ho fatto dei sondaggi e delle ricerche in tal senso, però una gran parte delle persone che si definiscono tantriche in realtà non stanno facendo altro che adorare i fantasmi. Ora, è vero che nel tantra, specialmente Shaiva e Shakta, c'è diciamo così, il capitolo, la regione di Bhairava e Bhairavi. Ma bisogna stare molto attenti, perché si tratta di lavorare con una linea elettrica a voltaggio elevatissimo. Esistono delle persone che sono qualificate e che non sembrerebbe, perché non sono quelli che vanno, ci cioè hanno i grandi templi, migliaia e migliaia di discepoli, eccetera, eccetera. Persone veramente qualificate, in realtà, sono difficili da riconoscere, perché non si fanno pubblicità, non vanno in giro, non sono interessate a guadagni materiali sulla spiritualità e sulla religione. Quindi, cioè, tutti quelli che vogliono fare guadagni materiali sulla spiritualità e sulla religione, quello lì è il primo campanello d'allarme, dire va bene, grazie, arrivederci, e correre nella direzione opposta. Quindi, però ci sono, per esempio, ci sono degli agori, no, veri, seri, qualificati, no, che si possono incontrare. Per esempio, ogni tanto io incappo nelle mie ricerche, incappo in qualcuno di questi, che però non fanno niente per rendersi, come dire, commerciali. Sono persone che sono state incontrate, tra virgolette, per caso, noi sappiamo che il caso non esiste. Comunque sono state incontrate, diciamo così, in modo inatteso, non calcolato, da ricercatori che poi hanno pubblicato delle interviste, documentari, eccetera, perché sono rimasti molto impressionati. Purtroppo questi documentari, queste interviste, sono generalmente in lingua hindi, per cui è un po' difficile. Pochissimi ci mettono dentro un po' di inglese, e però, cioè, se uno conosce un pochettino la filosofia e, diciamo così, le scritture, dovrebbe riuscire a capirlo. Questo per quanto riguarda il tantrismo. Io penso che abbiamo esplorato l'argomento. Hai delle domande, delle obiezioni, No, delle curiosità? no, 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 niente specifico. Ok, allora l'ora dell'incontro si avvicina alla chiusura. Io appunto questo incontro lo pubblico, perché secondo me è utile a molta gente. E quindi chi è interessato può fare domande, mandarle per email, eccetera. E anche te, se hai delle domande, se ti vengono in mente, possiamo farlo. Però io raccomando assolutamente di verificare, di costruire e di verificare la buona costruzione, la buona solidità delle basi. Ci sono dei concetti di base, ci sono delle conoscenze di base che sono indispensabili per capire qualcosa della tradizione, della conoscenza vedica, induista, indiana, chiamiamola come vogliamo, perché c'è un pericolo molto serio
di fare delle sovrapposizioni culturali arbitrarie e poi spacciarle per verità assoluta. E in questo modo si finisce per rovinare molte persone. Per cui andiamo a verificare. Se qualcuno ha difficoltà per esempio per il sanscrito o anche solo per l'inglese, perché gran parte dei documentari, dei testi pubblicati, delle informazioni disponibili anche su internet sono in inglese. Per cui io incoraggio tutti a imparare un po' di inglese in modo da poter diventare, diciamo così, più capaci di comprendere quello che c'è scritto effettivamente, oppure quello che viene detto effettivamente nei testi originari della persona originaria. Grazie dell'attenzione. Ora E allora, ok, grazie. Anna Mashivai, seguito alla prossima puntata. Ciao, buona giornata, una maschivaia. Anche a te.